le ossa del cranio, quelle pelviche, il femore, le arcate dentali. Da questi resti potrebbero arrivare tante risposte al mistero di Silvia e della sua scomparsa. Ora a parlare potrebbe essere tutto ciò che è stato ritrovato nel bosco a scrocco di Montenero Sabino e che ha dato una svolta a questo giallo. Si attende l'inizio dell'analisi approfondita dei resti. Le operazioni di genetica forense che in primis punteranno ad estrapolare il DNA dal tessuto osseo per poter risalire con certezza all'identità, cioè ad attribuirli senza dubbio all'ex postina 77enne, inghiottita dal nulla a fine luglio. Cranio e ossa pelviche sono fondamentali per accertare il sesso del soggetto, per poi andare ad approfondire altri aspetti ed avere risposte su tempistiche e modalità. Il caso di Silvia Orrebus, un fascicolo corposo aperto su una scomparsa e trasformato in un'indagine su un delitto, ora con un indagato. È la lente della scienza genetica forense a cercare risposte, perché questi resti potrebbero raccontare molto in un percorso a ritroso per individuare la data e la causa della morte. L'obiettivo è questo. Potrebbero però essere intervenuti fattori esterni, ambientali e naturali che rischiano di aver alterato lo stato. Le ossa potrebbero essere state esposte a roditori e cinghiali che hanno lasciato poco margine alla tradizionale ricognizione cadaverica. Potrebbero quindi essere richiesti dalla procura anche esami più dettagliati che prenderanno in considerazione resti decomposti. Si avranno tra almeno 90 giorni le risposte dell'autopsia scheletrica, che spera chi indaga potrà parlare e rivelare in un giallo che presenta ancora tanti punti oscuri.